volevo fare il bullo. No, il computer di casa non lo permette. Abbiamo La con noi, professionalità non è contemplata. assolutamente no, abbiamo con noi un ospite, lasciatemi dire, incredibile, incredibile, che ha monopolizzato praticamente la scorsa live. È con noi Argo. Ma anche c'è anche Salvatore, ovviamente. C'è anche Salvatore Santaggio. Ciao, Salvatore. Eccoci, ciao ragazzi. E con noi ci sarà a parlare geopolitica perché ho veramente paura di cadere ogni 5 secondi e prenderà in mano lui, il mio erede, in mano la situazione. Ok, questo compito arduo. Saluto anche Ancillotto, saluto Merlin di Nessuno, Giosta e tutti gli altri che ci stanno seguendo in diretta live. Sono in una stanza diversa perché con la didattica a distanza mia madre si è, ha monopolizzato. Si sa che cosa e che cosa parliamo questa sera? La live di questa sera è scritto ora George Floyd, il live ora ho scritto, questo è il titolo della live, George Floyd e la geopolitica del razzismo. Esiste? Iniziamo così, la geopolitica del razzismo, parlare geopolitica? Dio, così è bruciapelo. Sì, così, Ma proprio non ti lo so, volevo a me sconvolgere. questo mettere geopolitica davanti a tutto non è che entusiasmi tanto, però diciamo sicuramente è una componente della geopolitica. Ecco, non so se esista una geopolitica del razzismo di per sé, questo Disse lo colui che ha lascio. messo geopolitica dopo parlare. Lo so, infatti sono colpevole, io faccio parte di questo sistema, però quando posso me ne lamento. Bravo, bravissimo. Allora chiediamo qualcosa anche a Salvatore, mentre ecco, stiamo prendendo i primi minuti che vengano deliberate le notifiche che siamo in live. Parleremo questa sera ovviamente di quello che è avvenuto in America, di quello che comporterà questo avvenimento insieme agli altri per la corsa alle presidenziali degli Stati Uniti d'America, ma abbiamo notato che ci sono dei risvolti un po' in tutto il mondo perché si protesta anche in paesi che non sono l'America. Questo sinceramente un po' non lo so cosa pensare. Ho visto inginocchiarsi persone anche a Bologna in protesta di quello che è avvenuto. Ecco, un'opinione lampo prima di iniziare su Salvatore Santangelo, quindi ribadisco le domande. Esiste una geopolitica del razzismo? Si può definire così? È sbagliatissimo? E soprattutto come mai si sentono le ripercussioni degli avvenimenti di George Floyd anche qui da noi? Ma Deli, se la vogliamo dire tutta, nella speranza di non essere frainteso, la geopolitica alle sue radici è per se stessa una disciplina razzista, perché tutti i padri della geopolitica purtroppo erano animati da una visione che metteva l'uomo bianco, la razza bianca con le sue diverse declinazioni al centro del destino storico. Quindi da Mackinder, passando per Ossoffer, Kjellén, Massi in Italia, cioè in tutti gli autori della geopolitica classica fanno riferimento a questa disciplina fondamentalmente come a dispiegarsi nell'ambito storico e geografico di una lotta razziale. Utilizzano questi termini razza, spazio vitale e quant'altro. Ma chiaramente parliamo di un mondo e di un universo che è distante anni luce dalla nostra attuale sensibilità. Come forse la maggior parte dei nostri ascoltatori sanno, io insegno geografia delle lingue. La lingua è uno dei principali veicoli di espressione di un gruppo umano, di un collettivo, tant'è che si dice che una lingua è morta quando rimane un solo parlante, perché una lingua, è viva finché ci sono due esseri umani che la utilizzano per scambiarsi senso e significato. Per E comunicare. per senso e significato, la lingua, diciamo, è una cosa ancora più profonda. La lingua madre è la lingua in cui noi sogniamo, e il sogno è il territorio dell'archetipo, non è semplicemente la comunicazione, lo scambio di informazioni, è un universo simbolico. Una parte del mio corso è dedicato esattamente a cercare di far capire ai ragazzi l'evoluzione del concetto di etnia. E nel giro di un secolo e mezzo è interessante notare, prendendo un'enciclopedia, un dizionario, come si sia evoluta in chiave postmoderno questo concetto. Cioè, se noi prendiamo un'enciclopedia o un dizionario
di metà Ottocento impregnato di pensiero positivista, etnia è perfettamente sovrapponibile al concetto di razza. Man mano ci rendiamo conto che c'è una sfumatura e una differenziazione che diventa ancora più forte nel momento in cui l'uomo bianco prende consapevolezza della sua storia fatta di orrori e massacri. Chiaramente il genocidio si pone al centro di tutto questo come consapevolezza assoluta. Quindi oggi questi due ambiti tendono ad essere distanti, ma basta sfogliare le ultime annate di una rivista, tra l'altro di ispirazione liberal, come Foreign Affairs, per rendersi conto come nel mondo anglosassone il concetto di razza, anche se non con le connotazioni che certamente aveva nell'Ottocento il fardello dell'uomo bianco, che richiamavamo in una conversazione con Parlare Geopolitica da un famoso racconto di Kipling, che è uno dei fautori del pensiero imperiale anglosassone, è certamente presente. Ma la mia lettura dell'attuale vicenda americana è più socio-economica che razziale. La portata della rabbia che abbiamo visto esplodere un po' a 360 gradi ha più a che fare con il collasso di un sistema economico che non tiene e che oggi è plasticamente rappresentato dal dato record del Nasdaq che ha raggiunto uno dei suoi periodici punti di picco nel momento in cui il paese sta sfiorando i 40 milioni di disoccupati. Guarda, su questo fattore della vicenda, a parte che avevo letto che un po' era rientrata la disoccupazione, erano 20 milioni di disoccupati. No, cioè, le proiezioni per la disoccupazione erano peggiori rispetto a quello che poi si è rivelata la realtà, e questo può essere una delle giustificazioni di questo rialzo, però se andiamo a parlare del mercato americano, al momento mi sembrano numeri veramente lontani dalla realtà, che è vero che chi investe lo fa guardando al futuro, ma insomma mi sembra... Sì, ma ragazzi, io vi invito a leggere pagine e pagine dei quotidiani locali di alcune delle città più ricche degli Stati Uniti, come San Francisco o Los Angeles. Il tema di cui si discute sono queste mandrie di esseri umani che vivono in una condizione aberrante sulle strade. Si discute su come gestire le feci umane, su come creare un'architettura in grado di, altro che distanziamento sociale, ma di allontanare i poveri dallo spazio urbano, e soprattutto c'è il problema di un'intera generazione di cosiddetti working poor, cioè di gente che fa il lavoro ma il cui stipendio anche di 2-3 mila dollari in alcuni contesti geografici non permette di fare, ad esempio, ripagare il debito scolastico, la rata dell'automobile, le bollette e la rata del mutuo. E quindi queste persone sono costrette a vivere all'interno dell'automobile e si lavano la mattina a Starbucks per non puzzare troppo quando vanno al lavoro, e fanno una vita di questo tipo che è praticamente impensabile per noi europei, che siamo abituati a tutto un altro sistema. Ma è una logica che non può più reggere. Non... Guardate, io vorrei essere smentito dai fatti, ma secondo me oggi gli Stati Uniti si trovano in una situazione di collasso molto simile a quello dell'Unione Sovietica nell'86. Parole dure, poi magari ci parli anche un po' di questo aspetto qui. Io volevo chiedere a Parlare Geopolitica se anche lui, io sono d'accordo con Salvatore, non la vedo la morte di George Floyd come una questione di razza, ma come una questione sociale. Oggi ho fatto un video per annunciare la live che avremmo fatto questa sera, anche se siamo arrivati con tipo mezz'ora di ritardo. Ci scusiamo ovviamente con tutti quelli che ci attendevano e magari poi hanno mollato, ma io ho avuto veramente dei grossissimi problemi. Però ecco, caro Tom, quello che dicevo oggi è che questo poliziotto inizialmente è stato accusato di essere un suprematista bianco a causa di una foto fake, tra l'altro, no? Che indossava un cappellino
White Great Again, una cosa del genere. Poi, quando si è scoperto che questo cappellino era un fotomontaggio, questa foto era un fotomontaggio, comunque penso che a quel punto la bomba fosse già scoppiata e ha aiutato la percezione dell'evento ancora di più a farlo percepire appunto come una questione di razza. In realtà io ho visto alcuni dati e non credo si tratti di questo, per il semplice motivo che forse avere la pelle di colore nero in America indica più da che parte della città vieni, più da che situazione economica e sociale appartieni, e tendenzialmente quelle situazioni in cui i neri vivono sono le situazioni in cui c'è criminalità. Ovviamente siamo anche in America, c'è anche la discussione del fatto che le persone possono girare armate o che possono detenere un'arma. Magari la situazione non è così grave come la si racconta come uno stereotipo, però c'è questo aspetto qui, e quindi quando un poliziotto vede una persona di colore non è razzista nei confronti della pelle, ma ha un pregiudizio forse nel pensare che per lui possa essere pericoloso per le questioni che ho detto. Non so se la visione ti convince, io è una mia riflessione, non è accompagnata. Sì, no, non mi convince tantissimo perché parliamo di numeri cioè che da certi punti di vista possono essere anche fuori scala, se vogliamo, cioè nel senso penso che ormai a livello storico ci siano talmente tante come dire tanti percorsi, no, che una persona può aver preso proprio nel suo albero familiare, che mi sembra un discorso un po' forzato. Poi non possiamo mai entrare nel cervello della persona che sta compiendo quel tipo di atto e capire perché lo sta facendo, né tantomeno possiamo capire quanto è scolpito nel suo subconscio un certo tipo di atteggiamento. Dipende anche da quello che intendiamo per razzista, cioè il discorso che hai fatto tu nel video di oggi, in cui dicevi se io vedo una persona di colore per strada, faccio esattamente quello che hai spiegato adesso, quindi proprio quasi un ragionamento statistico. Di probabilità. Di probabilità. Lì poi dobbiamo anche pensare che però queste probabilità non è che vengono calcolate al centesimo ed ogni persona è sempre aggiornata anno su anno, no? Qual è la statistica, certo, di neri che commettono crimini, cioè... adesso stavo prendendo un po' le statistiche, per esempio non ho trovato ancora la statistica che mostra il numero di afroamericani rispetto a persone di origine messicana, esatto, vorrei capire quanti crimini vengono commessi diciamo in correlazione, perché sarebbe interessante, cioè i latinos sono chiaramente e palesemente meno soggetti a questo tipo di violenze proprio a livello numerico totale, sì. E però non penso che la divisione sia esattamente la stessa per quanto riguarda il numero di crimini commessi. Quindi ti posso dare una statistica? Nonostante i neri, mi senti? Sì. Nonostante i neri mi sembra siano il 14% in America, nelle carceri sono il 25%. Sì. Vabbè, come in Italia, lì poi entrano in gioco anche tanti altri meccanismi legati a quello che dici tu. Lì è proprio una questione di dati. Quando si comincia a parlare della psicologia... Però io devo dire che trovo questo ragionamento, diciamo, un po' aberrante. Cioè, la differenza tra i latinos e i neri è che i neri hanno conosciuto la tratta, cioè, e sono vissuti in schiavitù, almeno fino a quando non è stato abolito il 13° emendamento durante la guerra civile, e in alcuni stati degli USA sono stati in una condizione di segregazione almeno fino agli anni 60. Quindi che possa essere un gruppo sociale sistematicamente escluso e soggetto quindi anche a una logica criminogena determinata dal contesto, diciamo, questo senza voler applicare una logica giustificazionistica, ma ci deve essere. Certo, ribadisco, è la stessa logica per cui i tedeschi sono riusciti a integrare l'Est in 30 anni, il Sud Italia dopo 150 anni non è integrato e la maggior parte dei neri non lo sono dopo 150 anni dall'abolizione della schiavitù. Ma bisogna sempre considerare il punto da cui si parte. Poi c'è un'altra dinamica, che la violenza è un dato connaturato alle società non omogenee,
Quindi il tema veramente esplosivo che sta smontando il politicamente corretto è il fatto che società omogenee hanno al proprio interno tassi di violenza infinitamente più bassi delle società multietniche o multiculturali, che scaricano poi le loro tensioni interne anche con queste esplosioni nichiliste e devastanti come quelle che stiamo a cui stiamo assistendo. Certo, la situazione in qualche modo sta degenerando, perché oggi commentavo il fatto che a Boston, che è una città antischiavista, una città del nord, c'è un monumento che ricorda il colonnello Shaw e il 54esimo Massachusetts, che è stato il primo reggimento di colore arruolato nelle file dell'Unione durante la guerra di secessione, il tutto magistralmente descritto nel film Oscar Glory, molti di voi lo ricorderanno, con un'interpretazione straordinaria di Denzel Washington. E questo monumento è stato aggredito e vandalizzato dagli antifa, quindi siamo in un pieno cortocircuito, per cui si aggrediscono le statue dei generali sudisti che furono innalzate 20 anni dopo la fine della guerra di secessione come simbolo di ripacificazione nazionale, anche se qui bisogna dire che, come immortalato nel film Via Convento, la pacificazione nazionale in America è stata fatta sulla pelle dei neri. Quindi è vero che la guerra di secessione ha portato all'abolizione della schiavitù, ma poi il paese si è così dire pacificato, anche se non è esattamente corretto questo, ma lo ha fatto certamente sulle sue minoranze e in particolare ai danni della minoranza di colore. Scusa Salvatore, se mi permetto di ricapitolare, voglio capire il tuo processo. Tu dici che non la vedi come una questione di razza, ma più come una questione socio-economica, ma se ho capito bene, la situazione socio-economica nella quale vivono le persone di colore in America è comunque frutto di un particolare processo storico che per esempio i latinos non hanno vissuto e di cui bisogna tener conto senza giustificarli, ma cercando di capire dov'è il problema, in poche parole. Assolutamente, hai colto questo aspetto, tenendo presente che comunque questo momento storico che viviamo sta mettendo a nudo anche tutte le menzogne a cui abbiamo sistematicamente assistito. Quando i manifestanti scrivono sotto la statua di Churchill che Churchill era razzista, in realtà stanno dicendo la verità, perché Churchill, come tutto l'establishment inglese, nonostante l'Inghilterra sia stato uno dei paesi ad aver abolito la schiavitù, non è che l'ho fatto molto presto, per quanto gli inglesi, i francesi e gli olandesi sono stati i protagonisti della tratta, e gli inglesi con la pace di Utrecht del 1713 si fecero riattribuire dall'impero spagnolo una specie di monopolio sulla tratta, ma questa classe dirigente era impregnata di questa visione che oggi non avremmo paura di interpretare come suprematista. Quindi sì, il Churchill che ha sconfitto, che è stato tra gli artefici della sconfitta dei fascismi, se dovessimo leggere la sua storia tramite la nostra sensibilità contemporanea, lo dovremmo assolutamente annoverare tra i razzisti. Ma basterebbe chiedere ai sudanesi, come chiedere agli iracheni, come chiedere ai bengalesi, non dimentichiamo che o agli irlandesi, perché gli irlandesi sono trattati come i neri dagli anglosassoni, se non peggio dei neri, che cosa ha significato per loro stare sotto il giogo dell'impero inglese. Però qui Tom ti chiedo, poi magari lo chiamo anche Salvatore, perché arrivano le proteste qui da noi? Cioè, perché le sposiamo? Sicuramente c'è una connessione culturale con gli Stati Uniti, cioè non chiamiamola connessione per semplicità, però connessione culturale con gli Stati Uniti che non esiste con altri paesi al di fuori dell'Europa. Ti racconto un aneddoto. C'è in un gruppo ristretto di persone,
io, per chi non lo sa, sono a Lisbona. Una mia amica di colore ha scritto un messaggio dicendo che secondo lei è paradossale che la gente qui, in tempo di coronavirus, si metta a protestare per queste cose. Cioè, non paradossale, però ha detto: capisco l'importanza del problema, è un tema che mi tocca, ma avrei preferito altri modi di protesta, soprattutto dal nostro punto di vista. E poi sono partiti anche le altre persone che dicono: ah, io pensavo lo stesso, ma non lo dicevo, altrimenti, cioè non l'ho detto, altrimenti mi avrebbero dato del razzista, insomma, commenti un po' di colore così. Quindi, secondo me, dipende comunque dal paese di cui stiamo parlando. In Italia penso che ci sia stata una parte di protestanti che sicuramente cercava di far rivalere le proprie posizioni a livello nazionale. Quindi portando un po' in auge il discorso anche dei migranti, che in questi mesi forse era anche andato Scemando. un po' sì, è stato sempre più nascosto, diciamo, dalla discussione pubblica. E poi l'altra parte sicuramente sono persone che per un motivo o per un altro rimangono connesse a quello che si vede negli Stati Uniti, perché abbiamo mangiato i loro hamburger, Bellissimo. abbiamo messo i loro jeans. E quindi decidono di scendere in piazza. Se vogliamo, ci potrebbe anche essere un effetto social, che è un po' quello per cui la mostra Difendi a Roma va tanto bene, no? Che tu puoi andare lì e far vedere che hai fatto la foto. Speriamo che questo sia il gruppo minore e meno presente all'interno di Certo. quelle manifestazioni. Però, ecco, secondo me è un po' un mix di queste due cose. Ho visto, per esempio, la manifestazione a Berlino, che aveva delle immagini veramente incredibili. Se non sbaglio, più di 10.000 persone addirittura hanno manifestato lì. Quindi sarebbe anche interessante cercare di capire da dove deriva, cioè, le differenze nelle varie città europee. Per esempio, non so in Italia qual è stata l'affluenza a questo tipo Beh, ho visto di parecchia gente a Bologna, però evento. non ho visto altre immagini. Però Nicola Porro ci ha fatto una polemica, ha detto si inginocchiano per George Floyd, ma non per i cassintegrati che ancora non ricevono i soldi. Ovviamente Porro è un Vabbè, provocatore e a me comunque fa riflettere e sorridere, anche se è una stupidaggine, ovviamente. Però in effetti poi bisogna vedere anche la natura politica di chi è andato lì a fare. Io non voglio dire che sono sempre i comunisti, però sai, erano i comunisti. Era Bologna ed erano praticamente quasi tutti i partecipanti dei centri sociali, per cui non nutro alcun astio, però è vero che tendono a fare un po' queste quella era dinamiche. Bologna, cioè dovresti andare a vedere anche nelle altre città dove ci sono delle tendenze un po' differenti. Diciamo che a Bologna è anche più facile trovarli i comunisti che in altre È città. vero, è Quindi vero. non lo so se quello è il punto. Ora però faccio una domanda, secondo me importante. È notizia di oggi, io ho fatto un video 14 minuti dopo che era uscita la notizia, che Joe Biden ha 14 punti di vantaggio rispetto a Trump. E fino a 3 mesi fa erano solo 5 punti di vantaggio e prima che Salvatore Sant'Angelo mi dica Delli, ma tu ancora credi ai sondaggi, hanno sbagliato, non lo so se in effetti Salvatore mi voleva dire questo, però io la metto nella premessa, questo dato. L'ultima volta i sondaggi ci avevano preso al 100% con Trump e Hillary Clinton perché segnalavano un vantaggio della Clinton di 3 punti, alla fine è stato di 2,1 punti in realtà, quindi 3 milioni di voti in più per la Clinton. Poi per il modello di voto che c'è in America questo non si è verificato. Però interroghiamoci, cosa sono questi 9 punti in 3 mesi? È solo la gestione del coronavirus? E c'è anche il fattore delle rivolte appunto americane? O c'è anche una perdita, forse, di potere dell'America davanti ad altri paesi a causa del temperamento, chiamiamolo così, Trump. Una considerazione su questo a Salvatore, chiedo. Allora, direi che molto di questo dipende dall'ondivaga gestione che Trump ha avuto rispetto al tema del Covid. Quindi il fatto di non aver preso e mantenuto costantemente una posizione certamente gli ha alienato una base di indecisi e una parte del suo zoccolo duro. Per quanto riguarda il tema delle rivolte, invece, secondo me, avranno un effetto opposto, perché la violenza a cui abbiamo assistito, la devastazione e la distruzione, tra l'altro in città governate dai democratici, in stati democratici,
radicalizzeranno la posizione del ceto medio, la cosiddetta maggioranza silenziosa, spostandola più a destra. Non è detto che questo possa bastare a Trump per vincere, ma il tema è fondamentalmente uno scontro dove i democratici rappresentano una sommatoria delle minoranze, mentre Trump è l'espressione certamente oggi di gran parte del blocco bianco, e quindi vediamo come il tema razziale si incrocia su questa dinamica elettorale, e coloro che ce l'hanno fatta delle minoranze, perché anche qui non è che le minoranze sono tutte omogenee, lo vediamo anche nei confronti dei processi migratori. Ad esempio, gli immigrati che sono arrivati e ce l'hanno fatta non sono solidali con gli immigrati di nuovo arrivo, perché ritengono che possano precarizzare la loro posizione e quant'altro, cioè è una dinamica abbastanza conosciuta. Quindi questa è fondamentalmente la fotografia, che in parte ci porta anche al tema che avete precedentemente toccato delle manifestazioni che poi sono dilagate anche in altri paesi. Oggi, 8 di giugno, è anche l'anniversario del famoso articolo di Tom Wolfe che sul New York Magazine 50 anni fa coniò il termine radical chic, facendo riferimento alla vicenda del cosiddetto miliardario rosso Leonard Bernstein, che dava da un lato dei parti, ma dall'altro fu anche accusato di sostenere i terroristi delle Pantere Nere. E quindi c'è questa borghesia finanziaria che ha poi un atteggiamento che tende a coccolare i rivoltosi, i ribelli, gli outsider. In Italia uno per tutti è stato certamente Feltrinelli, oppure pensiamo al tristissimo anniversario di Walter Tobagi, di cui abbiamo ricordato l'omicidio, poco il giornalista del Corriere della Sera assassinato da fiancheggiatori delle Brigate Rosse qualche settimana fa. Tutto il gruppo di fuoco, i fiancheggiatori, non erano operai o marginali sottoproletari, ma erano tutti figli della più agiata borghesia lombarda, e la maggior parte, diciamo, di questo gruppo di fuoco ha scontato pene detentive veramente irrisorie di fronte all'entità del crimine che ha commesso. Quindi c'è questo mondo che in qualche modo entra in vibrazione con il ribellismo, lo alimenta, ed è tutto l'universo del cosiddetto politicamente corretto. Quindi oggi lo fa certamente il Partito Democratico negli Stati Uniti, e lo fanno tutti coloro che esprimono una posizione antisovranista nel resto del mondo, perché sperano, ritengono, auspicano che tutto questo possa essere funzionale ad abbattere Trump. Ma tra l'altro gli sfugge una cosa, che Trump, come anche i 5 Stelle in Italia, sono un argine a derive ancora più pericolose, certo. Perché se questa rabbia che sta montando e su cui il Covid funge da acceleratore non trova uno scarico istituzionale, rischiamo negli Stati Uniti, questo è palese, che si possa aggiungere a una dinamica di guerra civile o di guerra razziale che loro hanno già conosciuto, o in Europa, ad un'esplosione esponenziale di disordini a sfondo sociale. Sì, c'è un numero di Limes con cui non concordo al 100%, soprattutto con alcuni articoli iniziali, ma che è molto interessante, che si chiama Il fattore umano. E parte dell'editoriale, che adesso non ricordo se è stato scritto da Caracciolo o da Fabio. L'editoriale, diciamo, su Limes non è firmato, ma è quasi sempre la posizione di Caracciolo. Sì. È un po' come l'Economist. In realtà non ricordo se è l'editoriale o il primo articolo. Comunque si parlava proprio di come il nostro approccio alla storia a livello scolastico sia tendenzialmente viziato da un problema di identificazione con il leader. Cioè noi tendiamo a indicare la persona di riferimento in quel momento, il responsabile. Hitler, Benito Mussolini, anche Churchill, per esempio, no? Tornando al discorso di prima.
quando in realtà, almeno diciamo questa è la teoria che c'era dietro all'articolo, molto probabilmente quei personaggi sarebbero stati sostituiti da qualcun altro nel caso in cui non avessero avuto il loro momento di gloria, e il vero motore propulsore di questi momenti della storia è il volere la pancia del popolo. Cioè, semplicemente è stata accesa una miccia dove però già insomma, il carbone ardeva fortemente. Quindi effettivamente c'è da chiedersi se Trump non sia semplicemente una manifestazione di quello che è un sentimento che in America si sta generando. E secondo me, un problema che noi in Italia conosciamo bene, c'è un po' questa tendenza a demonizzare, no, il personaggio, la figura di quel politico specifico, sì. E se si dimentica di però puntare al problema più grande, insomma, poi in alcuni casi magari non era neanche un problema, ma diciamo al disegno più grande, in base al tipo di condizione in cui siamo, e poi perdi facilmente il controllo della situazione, perché appena sparisce Trump pensi che, no, il nemico sia sconfitto e che il problema sia finito, e non lo rimetti tutto al tappeto, forse, e basta. Esatto. Guarda, io su questo però ho un'idea un pochino diversa. Cioè, è vero che dobbiamo pensarlo, perché per forza così, se non c'è Trump c'è qualcun altro. Il punto che io penso che questi personaggi, soprattutto negli ultimi anni, con il leaderismo che diventa sempre più importante, non tanto in America, ma in Europa forse sì, cioè in Italia particolarmente, ma anche per lo stesso modello di comunicazione che è cambiato, che aiuta più a spingere le personalità che forse le idee dei partiti, dei movimenti, c'è bisogno di un volto e tutto questo. Io penso che però questi personaggi non siano solo l'espressione di quello che c'è, siano anche dei canalizzatori, perché in assenza di un individuo che incorpora tante istanze di certe aree, faccio esempio di Salvini in parte prende i sovranisti, in parte i fascisti, in parte gli operai ex rossi della Lombardia, è un canalizzatore con cui poi lui può andare al potere e effettivamente a contribuire a cambiare ancora di più la cultura del paese, perché quando vedi che questi movimenti sono piccoli, faccio esempio di Casa Pound, ognuno fa il proprio giudizio, ma sicuramente non mi intimoriscono, io non sono uno di quelli che grida al fascismo in 5 secondi, perché penso che in Italia sia difficile una restaurazione, ma poi quando va al potere può contribuire ad alimentare quella cultura anche presso i lurker, come si dice in inglese, quelli che guardano e basta, che magari non sono neanche schierati, quelli che magari il rumore non lo fanno. Legittimizza in un certo senso, sì. Infatti io non sono d'accordo al 100% con questa visione, penso che sia un po' un canale a due vie, però noi tendiamo a sfociare un po' troppo dalla parte del considerare solo il leader, almeno su diciamo questo è un po' il discorso, secondo me. Salvatore, aggiungerei un elemento, è talmente vero quello che ha detto Delli che Salvini, l'immagine più plastica di Salvini e del suo rapporto col sovranismo in realtà è il papete, come ha fatto naufragare un intero progetto dietro alla nullità della sua leadership. Cioè, quindi il tema vero è esattamente questo, cioè un uomo che aveva in mano il paese, che avrebbe dovuto semplicemente aspettare e raccogliere il frutto maturo del mondo dei 5 Stelle che si stava consumando, oggi è messo all'angolo, nel giro di meno di un anno ha perso 10 punti di mesi, all'interno da un'altra leadership che è quella della Meloni, è tornato a dire la sua persino Silvio Berlusconi, quindi è una dinamica dove certamente le leadership hanno un senso. Io non sono d'accordo con la visione di Limes, che in realtà è una visione molto marxiana, materialista e determinista, ma dove Marx viene riletto tramite George Friedman, che è questo mentore di Stratford, che è certamente una delle figure che ha maggiore influenza su Dario Fabbri, che oggi è quello che fa sentire di più la sua voce nel processo decisionale all'interno di Limes. Mi sembra molto chiaro quello che sta accadendo su questo versante.
Perché faccio due esempi, avete parlato di Churchill, se non ci fosse stato Churchill non ci sarebbe stata la Seconda Guerra Mondiale. Richard Overy, che oggi è considerato uno degli storici più importanti di questo periodo, nel suo libro che si chiama Crisi tra le due guerre mondiali, lui fa capire perfettamente che la maggioranza della leadership inglese era disponibile ad un appeasement con gli inglesi, e questo spiegherebbe anche il famoso viaggio di Rudolf Hess, delfino di Hitler, che a ridosso dell'operazione Barbarossa, cioè dell'invasione della Russia, fa un volo in Inghilterra, e di cui tutt'oggi diciamo non si conoscono le reali motivazioni, se non per il fatto che negli anni erano stati costruiti dei rapporti talmente profondi, ma di cui c'è traccia anche in una certa filmografia, o basta fare una ricerca su internet sulla giovane regina all'epoca principessa e erede al trono che salutava romanamente, tutta la famiglia dei reali inglesi era imperniata di questo tipo di cultura. E invece Churchill, anche a scapito dell'impero inglese, perché poi l'impero inglese dopo la Seconda Guerra Mondiale è stato smantellato, gli inglesi hanno perso tutto. È vero che c'è stata una certa traslazio imperi tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, ma non è stato indolore tutto questo per gli inglesi, tant'è che gli inglesi poi Churchill lo hanno punito. Churchill nella prima tornata elettorale utile è stato bocciato dagli elettori, che hanno dato invece il pieno sostegno ai laburisti. Quindi c'è qualcosa anche in questa direzione. Consiglio. E lo stesso... Scusami Salvatore, consiglio per chi volesse ricostruire un po' questi avvenimenti, che io ricordo solo perché ho guardato e non letto, ed è terribile forse, l'ultimo film bellissimo lì, non Lincoln, Churchill appunto, è la serie stupenda The Queen, che se su Netflix ricostruisce ogni stagione sono 10 anni. The Crown, scusate, The Crown è incredibile. Non so se l'hai vista, sì, però andrebbero illuminati alcuni aspetti del secondo conflitto mondiale che a tutt'oggi restano abbastanza ambigui. L'altro giorno ho scritto un pezzetto così, leggero, ma dentro ho voluto mettere delle cose, durante l'anniversario dell'operazione Overlord, quindi dello sbarco alleato in Europa. E ho voluto farlo tramite due fonti letterarie. Da un lato, una cosa su cui si divertono molto gli anglosassoni, la cosiddetta storia ucronica, cioè la storia fatta con i sé, ricostruire alcuni avvenimenti in determinati snodi. E cosa c'è questo successo se non avessero vinto? Sì, pensiamo ad esempio a The Man on the High Castle, che è tutta costruita su questa visione. C'è questo libro che si chiama Disaster ed è riferito allo sbarco. Semplicemente Rommel non va in licenza perché la moglie decide di cambiare la data del compleanno, quindi non viene mitragliato poi dagli inglesi, è sulla linea di combattimento e quindi ha la possibilità di far convergere velocemente le riserve corazzate sulle spiagge e schiacciare gli alleati. È una tesi molto audace, perché in realtà c'è tutto un dibattito anche su questo, ma insieme a quest'opera ho voluto riprendere i diari di un intellettuale tedesco molto importante e molto controverso, che si chiama Ernst Jünger. Ernst Jünger, per dire, era uno che a 14 anni era scappato per andare alla legione straniera, il padre lo era andato a riprendere in Africa, poi era partito volontario della prima guerra mondiale e da diciamo tenente viene decorato con quella che è la più alta onorificenza del Reich Guglielmino, che è una medaglia che gli inglesi chiamano Blue Max perché è fatta di un blu smaltato, ma che porta un'incitazione in francese, pour le mérite, al merito.
E questo autore viene percepito come un anti-Remarque. Remarque è quello che scrive nulla di nuovo sul fronte occidentale, e invece lui ha scritto un libro che si chiama Nelle tempeste d'acciaio, che è ispirato ad una visione esattamente contraria. E, bene, lui durante la Seconda Guerra Mondiale è stato un ufficiale di collegamento della Wehrmacht a Parigi, e come racconto in questo articolo, lui ha avuto contatti con tre personaggi chiave dell'entourage di Rommel, e in particolare due di questi personaggi, entrambi coinvolti nell'operazione Valkyria. Molti ricorderete il film con Tom Cruise sull'attentato del 20 luglio 44 ad Adolf Hitler. La maggior parte degli attentatori furono o fucilati o impiccati a dei ganci, cioè quindi ganci da macellaie ed impiccati con corde di pianoforte, quindi potete immaginare. Scusa Salvatore, ma alcuni... C'è questa considerazione, il carteggio tra Churchill e Mussolini è misteriosamente scomparso. Adesso raccontiamo pure questo, però volevo finire questo ragionamento. Due di questi personaggi che sono citati da Junger non solo sono riusciti a scampare alle purghe naziste dopo il 20 di luglio, ma entrambi sono diventati due figure apicali della ricostruzione bellica tedesca nel secondo dopoguerra. Uno è diventato il supervisore della Marina Militare, e l'altro, che era il capo di Stato Maggiore di Rommel e di von Klug, quando von Klug subentra a Rommel dopo che Rommel è costretto al suicidio in quanto coinvolto nel complotto del 20 luglio, che diventa il primo ufficiale tedesco a comandare l'esercito di terra della NATO nello scacchiere più delicato, che è quello di terra. Quindi di fatto noi, di quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale, di come erano i fronti, di chi passava le informazioni, di chi stava, non sappiamo assolutamente nulla. Questa domanda su Churchill, io un'idea ce l'ho, me la sono fatta grazie soprattutto ai discepoli di De Felice. Che cosa c'è in questo carteggio? In realtà della roba che renderebbe ancora più ridicolo Mussolini e la sua scelta di partecipare alla Seconda Guerra Mondiale, di cui proprio in questi giorni, nel giugno del 40, quindi si ricorda l'anniversario, ma in realtà che cosa ci sarebbe in questi cartelli? Churchill e Mussolini erano in corrispondenza già dagli anni 30, e come qualcuno dice, Mussolini, ancor più di Hitler, era percepito come il baluardo contro l'avanzata dei comunismi in Europa, e quando fece una visita, uno dei pochissimi viaggi all'estero di Mussolini, fu osannato dalla folla inglese e dai conservatori inglesi. Allora, la mia idea, che è quella anche, diciamo, della scuola dei Feliciana, che fondamentalmente all'interno di questo carteggio ci sia una grande trappola tirata dagli inglesi contro l'asse, cioè Churchill avrebbe detto a Mussolini che era stato, diciamo, questo ormai ci sono le carte, già un agente al soldo degli inglesi durante la Prima Guerra Mondiale, perché Mussolini, come D'Annunzio e come i futuristi, vengono pagati dagli anglo francesi per portare l'Italia in guerra contro il loro alleato, che era la Germania, con cui avevamo siglato e rinnovato, tra l'altro nel 12, la triplice alleanza. L'Italia poteva anche mantenere una posizione neutrale, perché la triplice era fondamentalmente una alleanza di tipo difensivo, mentre la guerra, così come si va a configurare nell'agosto del 14, è una guerra basata sull'ultimatum dell'Austria spalleggiata dalla Germania contro la Serbia, partendo dal presupposto che fossero stati i serbi a sostenere i terroristi serbi che avevano assassinato l'erede al trono, la famosa pistolettata che ha fatto partire la Prima Guerra Mondiale, i serbi che a loro volta erano spalleggiati dai russi. Quindi l'Italia avrebbe potuto mantenere una posizione neutrale. Invece gli interventisti, in primis Mussolini, che era a tutti gli effetti non una spia, perché non è corretto dire una spia, ma tecnicamente oggi si chiama un agente di influenza, cioè
colui che a pagamento riesce a condizionare l'opinione pubblica di un paese portandolo su una posizione. L'Italia non era bellicista, gli italiani non volevano la guerra, tra l'altro la maggior parte degli altri ufficiali italiani per un senso d'onore avrebbero voluto continuare a combattere a fianco di quelli che ritenevano loro alleati. Abbiamo perso 600.000 uomini per non ottenere niente, ma sfruttando questi antichi canali, Churchill che cosa dice a Mussolini nel 40, quando ormai aveva capito che i francesi erano collassati? Quindi nel 38 si spartiscono la Cecoslovacchia e anche la Polonia partecipa a questa spartizione, poi russi e tedeschi si spartiscono la Polonia, poi in 5 settimane i tedeschi riescono a fare a pezzi la Francia, dopo aver conquistato la Danimarca, la Norvegia, il Belgio e l'Olanda. E allora che cosa dice Churchill a Mussolini? Entrate in guerra anche voi, perché voi siete in realtà dei nostri amici, quindi quando si andrà a fare la pace, sul tavolo delle trattative, come già era accaduto a Monaco, la voce di Mussolini è una voce ragionevole, una voce che può in qualche modo stemperare la hubris dei tedeschi. Ma perché questa è stata una trappola? Oltre al fatto che il modo con cui l'Italia è entrata in guerra è stato vergognoso, perché abbiamo pugnalato alle spalle la Francia che già era in ginocchio, e come poi avremmo fatto in Grecia abbiamo fatto solo una pessima figura, perché le nostre truppe sono state fermate e respinte sui valichi di confine alpino, come poi verremo respinti in Albania dai greci. Ma perché è una trappola? Perché con l'ingresso dell'Italia in guerra si sposta il baricentro del conflitto nel Mediterraneo, dove la Royal Navy e l'Inghilterra potevano giocare le carte che poi hanno giocato. Ok? Quindi perché anche Churchill vuole far vuole nascondere queste prove? Perché di fatto quella che Mussolini riteneva la sua assicurazione sulla vita, cioè quando lui scappa e va, anche questo abbastanza ignominioso del personaggio, col cappotto tedesco che cerca di scappare in Svizzera, lui ritiene che questo carteggio poteva essere la sua assicurazione sulla vita, perché certo faceva la figura del coglione perché si era fatto convincere da Churchill ad entrare in guerra, ma allo stesso tempo si scopriva che Churchill era a tutti gli effetti un guerrafondaio che aveva contribuito certamente insieme a Hitler e a Stalin a far precipitare l'Europa nella Seconda Guerra Mondiale. Una ricostruzione incredibile. E poi un giorno ti inviterò, Salvatore, facciamo la ricostruzione della Seconda Guerra Mondiale film per film. Li mettiamo cronologicamente in fila per cercare di fare un unico grande racconto visivo. Visto che hai citato un sacco di filmografia, ci sono un sacco di domande e commenti, ma questa volta, signori, noi non possiamo dilungarci più di tanto perché io sto occupando abusivamente la stanza di mia sorella questa sera per una serie di ragioni che non vi so spiegare. Diciamo che mi è piaciuta tantissimo la digressione, chiuderei tornando a casa da dove eravamo partiti, cioè come al solito noi partiamo da George Floyd e poi io faccio: Salvatore, apri tutto, smarmella, per chi ha visto Boris capirà. Allora chiedo a Tommaso una considerazione su quello che dicevamo all'inizio. Cosa succederà in America adesso, secondo te? Che cosa comporta questa cosa qui? Se la Cina non è più forte ancora, te ti chiedo sempre di Cina, anche se dici non saperne, però so no, che ne leggi e ti informi. E poi chiedo a Salvatore Sant'Angelo integrazione, e poi chiuderò io, così per questa volta siamo stati un po' corti, ma scusate, è colpa mia. Partendo dal presupposto solito politically correct, che se sapessi veramente cosa succederebbe adesso starei facendo trading di l'azionario. No, diciamo che io sto cominciando a identificare una tendenza, forse, in quello che è lo spettro americano, cioè una apertura o comunque una diversificazione di quella che è effettivamente la cultura americana. Cioè, quando si parla, c'è una differenza forse importante da fare tra multietnico e multiculturale. Poi non so se qui Salvatore ha qualcosa da correggere, però io
tendo a differenziare molto questi due aspetti, cioè mentre considererei un paese come l'Italia, magari un paese multiculturale, definirei l'America un paese multietnico ma non multiculturale. Cioè, questo è sempre stato un po' il tipo di orientamento che io ho visto per loro, cioè anche il discorso che facciamo prima su gli afroamericani che ce l'hanno fatta, tra virgolette, e che vedono con astio chiunque arrivi di nuovo, in realtà è prettamente è il simbolo di quella che è la cultura americana. Una realtà costantemente aggressiva perché messa a repentaglio da chiunque arrivi di nuovo, di giovane, di competitivo sul mercato del lavoro. Quindi, a prescindere da quelle che sono le tue origini, le tue realtà, in teoria, fai parte di questo, che è di questo grande sistema culturale americano. Mi sembra, forse ci sono arrivato con ritardo a questa conclusione, però che tutti questi movimenti e anche forse altri elementi che cominciavano ad essere portati all'estremo stiano mettendo in risalto un po' tante crepe in questo sistema che probabilmente non può effettivamente essere monoculturale o quantomeno forse non può esserlo in un momento in cui non c'è l'Unione Sovietica a cui puntare il dito, forse anche quello è un altro aspetto, cioè adesso non è altrettanto facile per Trump dire ok, la Cina è il nemico, come poteva esserlo prima della caduta di Berlino con altri paesi. E quindi niente, diciamo che se questo sistema effettivamente dovesse crollare, ci sarà un crollo importante, un crollo che farà rumore. E forse paradossalmente questo crollo sarà accelerato e accentuato da due elementi che sono prettamente americani, cioè appunto questa importazione, termine orrendo, però importazione di esseri umani, questa costante immigrazione da tanti paesi diversi che hanno comportamenti e Molto democrazie. qualificata, tra l'altro, no? Cosa? Molto qualificata come immigrazione. Dipende, però sì, più Cioè, forse. diciamo che viene dall'Europa è quasi tutta laureata e va lì per Sì, fare. anche se sinceramente non so quanto sia l'immigrazione derivante, cioè che viene dall'Europa rispetto a quella che può arrivare da altri paesi, ma poi a prescindere da quello, sono comunità in realtà che, per esempio, non sono altre, non sono mu a nucleo familiare. Unico, ecco, non mi viene la parola, come possono esserlo i tipici WASP americani. E poi l'altro elemento potrebbe essere, questa forse è più una illazione di tutto il resto del discorso, lo è ancora di più, internet. Cioè, a me sembra che ci sia tutta una parte molto vocale di quella che è l'opinione pubblica americana che abbia cominciato a guardare un po' oltreoceano per prendere ispirazione, cosa che forse prima non era mai successa altrettanto. Probabilmente, anzi sicuramente, rimane comunque una grande minoranza, però ho questa sensazione che ci siano ogni tanto degli occhi puntati su di noi e che offrano una comparazione che è valida e che mostra un sistema completamente diverso da quello che è il loro. Però non lo so, questo forse è un po' più fantascienza, forse. Salvatore, io ti passo la palla su questa mia considerazione. A me piace parlare un po' più terra-terra delle cose spicciole che voi geopolitici ritenete piccole quisquiglie, però io credo che la situazione americana non è messa poi così male se questo è realmente il vantaggio di Biden, se come sembra un po' tutta la classe dirigente del Partito Repubblicano si sta schierando per Biden, dalla moglie di come si chiama l'ex candidato no, come si chiama? McCain? Da quello Romney. che sì, Romney compreso, ma anche l'ex Era successo 4 anni fa questo, cioè nessuno dell'establishment repubblicano aveva dato l'endorsement a Trump,
Il fratello di Bush, Jeb, era stato umiliato durante le primarie repubblicane. Sì. Questi soggetti non hanno il minimo, la minima presa sulla base del Partito Repubblicano e sul Tea Party. Cioè, se pensate che qualcuno possa seguire oggi Colin Powell, Bush o McCain, ma siamo veramente, scusami, te lo dico, fuori dal mondo. Cioè, la partita è tutta di Trump contro se stesso. Ma Biden non esiste, Sleepy Biden, come lo chiama Trump, è una sagoma di cartone che è stata messa davanti a Trump per paura di un altro radicale come Sanders. Quindi la partita è Trump contro Trump. Bisogna capire se vestirà le vesti, scusatemi, la maschera di Joker e la maschera di Batman, perché è una partita che si articola anche su questa dimensione. Aggiungo una cosa rispetto a quello che diceva Tommaso, non per autocitarmi, ma c'è un capitolo del mio libro Babel che prende spunto da un libro americano che si chiama Siamo nati nel continente sbagliato, dove un'autorevole figura del Partito Democratico americano fa un parallelo tra noi e loro, e noi vinciamo su tutta la linea. Perché pensate semplicemente alle vacanze: in Europa si fanno mediamente 3 se non 4 settimane di vacanze retribuite, negli Stati Uniti la media sono 15 giorni. Ma voi andate a spiegare oggi a un lavoratore italiano che anche un top manager non può fare più di 15 giorni, gli viene il mal di testa. Ma pensare al sistema sanitario, al modello dell'alimentazione, cioè cose che per noi sono scontate. Quindi il sogno americano è solo propaganda. Prima lo capiamo e meglio è. Certo, ci sono delle cose che ci affascinano, il tema dell'imprenditoria, le start-up, ma anche questo oggi è in gran parte introflesso. C'è una riflessione dello stesso mondo della Silicon Valley rispetto a tutto questo. Quindi io direi, abbiamo il sistema europeo, teniamocelo di riguardo, perché tra l'altro soprattutto la Germania sta dimostrando di gestire alla grandissima questa fase. Giustamente qualcuno dice la dinamicità economica è l'unica cosa che ci manca, ma questo è dovuto al potere asfissiante delle burocrazie all'interno dei nostri sistemi. Quindi tornando da dove siamo partiti, se vogliamo capire quello che sta accadendo, secondo me tutto questo filone delle fiction insurrezionaliste funziona. Certamente La Casa di Carta, ma trovo potentissimo questo adattamento di Snowpiercer, questo regista che aveva già fatto Snowpiercer, non lo dirige ma lo produce, come anche ha fatto Parasite, che riprende Snowpiercer, perché i fondai vengono chiamati parassiti e lui cita se stesso nel film Oscar, film pluripremiato agli Oscar, che ha appunto questo titolo, I Parassiti, e la dinamica in atto è quella di una lotta di classe che può arrivare a dei livelli di violenza e di efferatezza ampi quanto è ampia la diseguaglianza all'interno delle nostre società. Assolutamente sì, devo recuperare anch'io questa serie, perché ho amato alla follia, per me uno dei film più belli degli ultimi 10 anni, pare, se non 20, quindi sono proprio curioso di conoscere la serie. Comunque sia, ho già, ecco, sulla finale mi è venuto il titolo con cui questa live verrà ricaricata domani su YouTube, e sarà George Floyd e la propaganda del sogno americano. Abbiamo preso l'inizio e la fine e ci abbiamo fatto un titolo. Comunque sia, Salvatore, come al solito, top davvero. Peccato che è mancato l'ospite d'onore, Argo, a un certo punto è sparito, non l'abbiamo più sentito. No, c'era. Ok. Ringrazio Parlare Geopolitica, che è l'unico che può dialogare con Salvatore, che parlano di macro cose, a me piacciono quelle più piccole. Comunque sì, è uscito anche un libro, un ebook. State veramente facendo una super squadra, complimenti. Grazie tantissimo. È uscito anche un ebook che si è intitolato Dove, Salvatore?
dove sì, è curato dal professor Alessandro Campi, prestigiosa firma del Messaggero, professore di scienze politiche all'Università di Perugia. Bontà sua mi ha coinvolto in questo progetto editoriale dove una decina di firme si occupano di tracciare le traiettorie del mondo post-Covid dopo. Mi avevano chiesto un contributo geopolitico, ma per non stare sempre sulla solita cosa, ho voluto rilanciare, cercando di occuparmi di quello che ritengo un tema con cui avremo molto a che fare in futuro, il ritorno della centralità dello Stato nelle dinamiche economiche. E qui ci fermiamo. Il link ve lo darò. Ovviamente lo trovate su Telegram. L'ho già messo nella newsletter. Mi sembra che l'abbiano scaricato in 13, da come risulta a me dal link. Ma recuperate la newsletter per chi non l'avesse aperta, perché l'ho mandata di domenica. Comunque il link lo metterò sia qui sotto nella live caricata su YouTube, sia su Telegram e dappertutto, in modo che lo possiate leggere, perché è totalmente gratuito. Comunque, grazie ancora Salvatore, grazie come al solito Tom, Grazie iscrivetevi al canale Parlare Geopolitica, appunto, e ci vediamo lunedì prossimo in live per dire a Salvatore, partiamo da un punto e poi facciamo, apri tutto, smarmella, vai, ciao, ciao a tutti. a tutti.